Mi chiamo Francesco, fin da bambino guardavo il personale sanitario coinvolto nell'assistenza a mio padre, con molta ammirazione e gratitudine. Quindi da lì ho deciso di diventare infermiere. Da 16 anni lavoro in pronto soccorso. Dalla mia esperienza infermieristica posso dire che molto è stato fatto per quanto riguarda la prevenzione della sepsi, ma è un quadro complesso. Se non trattato si dirama. Nei casi più gravi si assiste purtroppo a un deterioramento ingravescente dei parametri vitali del paziente che lo può condurre anche alla morte. Per questo è importante, la prevenzione innanzitutto, ma soprattutto una precoce diagnosi. Può essere individuato richiedendo i giusti esami diagnostici. Un pronto soccorso può essere davvero discriminante e fondamentale richiedere l'RX torace, per esempio, per tutti i pazienti che hanno dei sintomi respiratori, oppure richiedere degli esami colturali per la ricerca di microrganismi specifici. Qui entra in gioco la figura infermieristica. Dall'esperienza che ho avuto e che ho quotidianamente, lavorando comunque spalla a spalla anche con i medici, che quando sai di aver fatto tutto quello che c'era da fare, di aver lavorato bene, seguendo tutte le linee guida, quando vedi che comunque hai dei risultati, e spesso nel quadro settico i risultati ce li hai di poche ore, i primi almeno, i primi iniziali risultati di miglioramento sono tangibili, spesso anche proprio lì in pronto soccorso. Questa cosa ti carica e ti galvanizza. Sappiamo che comunque tutto questo lavoro serve per migliorare l'outcome del paziente e quindi per riuscire a interrompere la sepsi. Safety flows through me. BD, advancing the world of health.